come quando lava pasta e spazza via le foglie con gli idranti. Ecco, volevano fare così, noi abbiamo resistito. Si sta comportando come si comporta in genere gli spazzini, ci tratta come rifiuti, quindi da spazzare, esattamente come hanno fatto ieri gli idranti per Piazza del Campidoglio. Ci sono 10 persone dietro un gommone che si difendono dall'idrante della polizia, e quindi la difesa e la rabbia. Siete in sciopero della fame? Sì, purtroppo sì. Quindi in sintesi la regione aveva trovato una soluzione per le politiche abitative e Tronca l'ha annullata con una delibera di soli sgomberi e sfratti? Esattamente, non è che se 20.000 famiglie che sono l'emergenza abitativa si mettono sotto il tappeto. È una delibera appunto che è ben rappresentata da quello che abbiamo visto ieri, cioè cariche indiscriminate a donne e bambini. La carica viene giustificata da lanci di oggetti. Ma guarda, io stesso ho preso quel gommone insieme a DF Fatti Fasti incontro. Devono dimostrare l'esercizio del potere, dei muscoli, della forza delle istituzioni. Guardate, le istituzioni che si chiudono blindandosi nel palazzo non sono istituzioni forti, sono istituzioni prepotenti. Accogliamo con piacere il vicepresidente della regione Lazio, Massimiano Smeriglio, che ci è venuto a consegnare una lettera che ha scritto il presidente Zingaretti. Non è un tema di ordine pubblico, non è un tema di ordine pubblico. Per la prima volta sono stati usati gli idranti in Campidoglio, non penso che sia un'immagine positiva per la città di Roma. A Roma l'emergenza abitativa non è che l'hanno inventata gli occupanti o le persone che si trovano dentro un disagio. L'emergenza abitativa è un dato purtroppo storico, strutturato in questa città, e oltre all'ordine pubblico servono delle politiche che sappiano affrontare il tema a tutto tondo, da chi sta dentro una graduatoria dell'ADER come chi appunto purtroppo vive in situazioni di occupazione. Non lo sceglie, non credo che sia piacevole, ma è un dato di necessità sul quale la politica deve sapere intervenire con le norme. Non penso che le persone che stanno facendo lo sciopero della fame erano andate là per cercare questo tipo di situazione, erano andate là per cercare un confronto. Qua dicono Tronca sta annullando la delibera della regione. Noi mettiamo a disposizione un'opportunità, dei fondi che noi mettiamo a disposizione, delle case che mettiamo a disposizione del Comune di Roma. Speriamo che il Comune di Roma la sappia cogliere. Certamente gli sgomberi da soli non risolvono situazioni anche storiche. Noi volevamo, diciamo, l'ascolto, soprattutto l'ascolto, l'incontro. Sono con un occupante di qua, di Santa Croce. Non ero in mezzo alla strada, ma comunque pagavo un affitto molto alto, quindi avendo tre minori con me, comunque non riuscivo ad andare avanti, quindi Accio mi ha sostenuto. La trasmissione televisiva ci accusa sempre che noi siamo gli occupanti delle case popolari. Non è vero. Occupate sempre stabili. Stabili, voti abbandonati, che siano, siano o privati o del comune, no, agli ultimi non gliele danno le case, loro, ma Affittopoli, che ha fatto Affittopoli? Ha dimostrato che i politici oppure i responsabili comunali hanno dato le case popolari agli amici degli amici, non a chi sta in graduatoria. Deve passare sta cosa, che non siamo occupanti che sono illegali, illegali sono loro. E la gente davvero è disperata. Avanti con lo sciopero della fame. Ma certamente, non è che ci bastano delle dichiarazioni, ci convochino per dare le chiavi, a quel punto interromperemo lo sciopero della fame. Però oggi avete trovato una sponda importante, quella della regione. Beh, oggi la regione ha detto con chiarezza, la legge deve essere applicata come scritta in regione, cioè deve risolvere i problemi, non continuare a tenerli o a nasconderli sotto il tappeto. Si pensa che tutti i poveri che si organizzano siano più o meno dei soggetti borderline con il crimine, perché questo è il pensiero evidentemente un po' da poliziotto. Ho paura. Di tutti i delinquenti. Esatto. In questa città fra 40 giorni c'è un nuovo sindaco. Quelle che si stanno facendo in questi giorni da parte del commissario Tronca, mi permetto di dire che sono scelte che spettano alla politica. L'altra cosa è che se proprio vogliono vietare le manifestazioni, ce n'è una il 21 maggio, convocata da Casa Bond a Piazza Vittorio. Quella sì, illegale, perché lì c'è l'apologia del fascismo e l'incitamento all'odio razziale.